sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Valheim in compagnia della nostra Lagerta, laghi per gli amici. Allora, dal primo e ultimo episodio che abbiamo pubblicato è successa una cosa terribile, ovvero ho provato a riavviare il gioco e il computer mi diceva no, il gioco non c'è, e io gli dicevo sì, c'è il gioco, te lo giuro, e il computer continuava a dirmi no, guarda che il gioco non c'è, e quindi niente, ho dovuto disinstallarlo perché in realtà era installato, reinstallarlo e abbiamo quindi dovuto reiniziare da capo. Nonostante ciò ci siamo rifatti la base praticamente uguale, nello stesso punto dove eravamo prima, solo che abbiamo dovuto reiniziare tutto da capo nonostante la Gerta mi sia spawnata già munita di accetta, mi sembra, quella che è l'accetta e manganello. Così, non so perché, non fatemi domande, io intanto raccolgo roba, scusate. E quindi niente, comunque ho dovuto fare di nuovo tutta la prima parte, siamo dovuti andare un pochino avanti con il gioco per tornare più o meno al punto dove ci eravamo lasciati. Fatemi chiudere la porta prima di andare a zonzo. E quindi niente, adesso finalmente, cervo, appena ci facciamo l'arco, anzi mi sa che ce lo facciamo subito l'arco, subito. Dobbiamo andare a caccia di cervi per riuscire, e anche di gabbiani, perché dobbiamo poi andare a sconfiggere il boss. E per sconfiggere il boss ci serve la pelle di cervo per farci, non mi ricordo che cos'erano, tipo le frecce infuocate, una cosa del genere. Solo che adesso non me le dà ovviamente, perché non le abbiamo ancora sbloccate. Ah no, ma non ho abbastanza pelle io. Oh my god, ma davvero? Se guardo qui, no. E se guardo qui, no. Se guardo qui, no. Ok, niente, dobbiamo andare a caccia di cinghiali per ora. Ci prendiamo altra pelle, poi ci facciamo l'arco e andiamo a caccia di altre bestie. Cinghialetti, dove siete? Sto venendo a prendervi. Mentre gironzoliamo, vi devo chiedere scusa perché sono un pochino assente nell'ultimo periodo, sia sui social che su Telegram, perché è un periodo incredibilmente impegnativo. Stiamo ancora ristrutturando casa, ci vorrà penso un'eternità, quindi finiremo probabilmente nel 2023, si spera pandemia finita. Inoltre la gattina ci ha fatto, cioè due gattine, aia, ci siamo fatti un po' male. Due gattine ci hanno fatto i cuccioli e sono 9 cuccioli che ovviamente hanno avuto un problema agli occhietti, quindi li dobbiamo costantemente controllare, li dobbiamo curare, gli dobbiamo dare le medicine, gli antibiotici, un sacco di roba. Sto casino, ma siamo noi che facciamo tutto sto casino. Sì, evidentemente sì. E come se non bastasse, ufficio, complicazioni, affari semplici, abbiamo deciso di, oltre a Pippi, di adottare un altro cagnolino per salvarlo dal rifugio. Non l'abbiamo ancora preso, dobbiamo andare in questi giorni. Vabbè, voi non ve ne fregherà una mazza, però era tanto per chiacchierare mentre facevamo un po' di giri. Qui c'è un baule, ma è vuoto. Che sfiga però. Dai, cinghiali, è sempre pieno di cinghiali. Ora che mi servono, manco mezzo. Poi sti fiori bisogna capire a che servono, e soprattutto qualcuno mi deve spiegare perché io non posso prendere le rocce distruggendo altre rocce. No, devo raccogliere solo le pietroline che troviamo per terra. Sarebbe tutto molto più semplice se potessimo distruggere queste maledette rocce. Ora smetto di prenderle a colpi perché tanto uno non serve a niente, due mi distruggo, lascia senza un motivo. Guarda quanti bei cespugli. Ma mi sa che, ascolta, questa da quello che ho capito è la zona iniziale, quindi presumo sia la zona facile. Ora, non so se siamo in grado, ma quasi quasi io mi farei un salto nella foresta nera. Così, tanto per dare un'occhiata e vedere quanto è nera questa foresta nera. Beh, l'ultima volta abbiamo beccato un bestione gigantesco, enorme, che per fortuna non sembra non averci calcolato minimamente. Non so se ci andrà di nuovo bene a sto giro. Guarda cervi che fuggono senza arco, è impossibile prenderli, mamma mia. Appena ci avviciniamo fuggono. Ah laghi, scusa, non mi ero accorta, ma tu hai fame? Aspetta che ti do un po' di pappina. Oh, abbiamo finito la carne. Aspetta. Là, fatto il pieno di energie, a posto. Guarda quanti cervi. No, ascolta, quelli non cerco di non spaventarli. Facciamo giro largo. Così forse rimangono lì e non appena riusciamo a farci il benedetto arco, possiamo anche metterli KO e prendere la loro pelle, la loro carne. Ma siamo già nella foresta nera? Non lo so perché ora non mi compare più il messaggio. Aspetta che c'è uno di quei mostri brutti brutti. Fammi recuperare la stamina. Allora, intanto pariamoci così ci aumenta. No, non mi attacchi, Cicci. Ciccio, mi attacchi.
Ok, così ci aumenta l'esperienza di parata. Ah, sono in due, sono in due, sono in due. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 che mi devo raccogliere roba qui. Ta. Tu mi schiaffeggi, io ti schiaffeggio più forte con l'accetta. Vediamo chi vince. Indovina un po' chi vince. Indovina un po' chi vince. Oh, ma guarda. Tra l'altro sulla mappa vedo che mi dà un segno dove io sono morta. Ma non ricordo se da quando sono rientrata in partita con la nuova versione di Lagerta, Lagerta 2.0, siamo effettivamente morti. O se mi sta segnando un punto in cui siamo morti in precedenza con la precedente Lagerta. Perché secondo me il gioco si è incasinato malissimo. Non ho capito per... Ah, foresta nera! Foresta nera, ok, ok. Ora siamo nella foresta nera, perfetto. Ah, giusto, con Lagerta 2.0, di nuovo Yugin ci dice: guarda che sei nel posto più brutto, va bene. Ok, grazie. Oh, 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 che cos'è? Vedo roba che sbrilluccica lì. Vedo roba che sbrilluccica lì. Cos'è? Che cos'è? Ah no, è un tronco, ok. Ciao, ciao bestie brutte. Bestie brutte, ma siete già ferite. Ah, aspetta, mi ha dato cose nuove. Occhio di nano grigio. Questo è un nano grigio. Ah, non è come gli altri. Ma sono già molto feriti. Ma che è successo? Si sono presi a cazzotti tra di loro. E quanta roba che mi ha dato. Trofeo del nano grigio. Oh, oh, trofeo del nano grigio. Molto interessante. Ma, quanta roba che c'è qui. Ma quanta roba che c'è qui. Ah, cosa? No, che ansia. Che ansia, che ansia, che ansia. Non mi comparire alle spalle così, in maniera così silenziosa. Dannazione a te, maledetto. Ah, che ansia brutta, brutta. E qui cosa c'è? Ah, cosa c'è? No. Oh, scheletro, c'è uno scheletro, c'è uno scheletro, c'è uno scheletro. Perché c'è uno scheletro? Perché c'è uno scheletro? Ho visto uno scheletro. Allora, c'è un nano grigio che sta lottando. Uno, due scheletri. Ma perché ci sono scheletri? Ma... Allora stanno cercando di colpirsi da lontano, ma ovviamente non riescono. Quanta roba che ci dà. Scheletro. Ah, aspetta, ma ci sta lanciando roba, non capisco. Aia, mi sta lanciando cose. Mi stanno lanciando cose, no. No, stanno cercando di colpirmi con la spada rimanendo lassù. E stanno distruggendo la loro casa. Nel frattempo, aia! No, 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 c'è uno che tira frecce, c'è uno che tira frecce. Maledetti. Scendete giù se avete il coraggio. Ah, è sceso davvero, è sceso davvero. Stavo scherzando, stavo scherzando. Non dicevo sul serio, non dicevo sul serio. Ok, 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 ti affronto, ti affronto, ti affronto, ti affronto, ti prendo ad accettate. Sei uno scheletro, dovresti andarci giù abbastanza facilmente. Insomma, sei già morto. Ok, perfetto, è andato giù. Ah, aspetta, 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 troppa gente, c'è troppa gente. Ok. Ma cosa ci ha dato lo scheletro, scusa? Il sorriso inespressivo di questo teschio ti ricorda l'inevitabilità della morte. Oh mio Dio, però, che depressione. E frammenti di ossa. Un mucchio di ossa frantumate. Serviranno a qualcosa? Presumo di sì. Salve. No, 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 aspetta, che lì c'è quello con le frecce. Ma ne posso uccidere altri? Ma secondo me là sopra c'è qualcosa di interessante. Io penso di dover salire. Se riusciamo a salire. Riusciamo a salire, Laghi? Lagerta, riusciamo a salire? No, ok, evidentemente non riusciamo a salire. Ok, ok, non importa, non importa. Scenderanno loro, presumo, prima o poi. Signori, potete scendere e farvi accoppare? Signori? Scusate, salve, salve. Aia, 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 aia. Ok, non lo faccio più, non lo faccio più. Va bene, vi lascio in pace, vi lascio in pace. Scusate, scusate, scusate. Mirtilli, mirtilli. Cose nuove, cose nuove. Gnammete. Piccoli ma gustosi. E beh, e beh, e beh. Aspetta, ho visto sbrilluccicare. Visto sbrilluccicare? No, è stata una mia impressione? Sì, probabilmente sì. Mamma mia, com'è nera questa foresta nera. No, non è vero, non è tanto nera. Semi di carote! Semi di carote! Quindi possiamo coltivare. In effetti ci siamo anche craftati una zappa, quindi era abbastanza ovvio che avremmo dovuto coltivare prima o poi. Ah, là c'è uno scheletro! Là c'è uno scheletro! Oh mio Dio! Ma perché non possiamo avere un binocolo in questo gioco? Io vorrei un binocolo. Sono tanti scheletri. Aspetta, uno alla volta, uno alla volta. C'è anche lo scudo questo, c'è anche lo scudo. Meno male che... Aia, 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 mi fa male, mi fa molto male. Yugin, aiutami. Yugin, tu non mi puoi aiutare. Altro scheletro. Aia, 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 aia. Che male, che male, che male. Altro scheletro, ne arriva un altro, ne arriva un altro. Non ci vedo una cippa, non ci vedo una cippa. C'è un albero davanti. Ok, ok. Fate fuori tutti. C'è qualcun altro?
No, fate fuori tutti. Ciao Yugi, mi dai spiegazioni, per favore? Allora, ci sono scavi e celle sotterranee sparse un po' per tutto il decimo mondo. Sono dei monumenti del passato. C'è pieno di ricchezze, molto buono, molto buono. Ah, ricordati di portare una fonte di luce. Ma io non ce l'ho la fonte di luce adesso, uffa. Ok, ah, qua sotto quindi? Ma mi abbandoni così? Ma perché tu non rimani con me per darmi le istruzioni, tipo? Allora, la fonte di luce noi non ce l'abbiamo, ma non me ne frega niente. Io sono curiosa, voglio entrare lo stesso. Proviamo ad entrare. Oh mio Dio, che succede? Camere funerarie. Oh no, sarà pieno di scheletri. Oh mio Dio. Funghetto. Sì, abbiamo... posso raccoglierlo? Sì. Abbiamo trovato anche dei funghetti rossi che però io non ho ancora usato mangiare. No, voglio uscire, voglio uscire. Mi mette ansia sto posto. Aspetta, 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 fatemi uscire, fatemi uscire, fatemi uscire. Ok. Dicevo, abbiamo trovato dei funghetti rossi che io non ho ancora usato mangiare perché non sono sicura se ci facciano bene o no. Qui cosa ci dice? Un energico fungo incandescente, quindi ci fa bene? Ah, non possiamo mangiarlo perché siamo pieni. Vabbè, la Gerta dopo il funghetto. Ok. Ora armiamoci di coraggio, proviamo a entrare nelle camere funerarie. Io presumo saranno pieni di scheletri. Mi sa che non siamo abbastanza armati per questa cosa. Fammi prendere l'accetta fatta di selce. Buongiorno. Salve. Mi sembra un posto labirintico questo. C'è qualcuno? Una porta? E un'altra porta anche di qua. E se le apro che succede? Oh, no, ok. Tutto bene. Salve, no, no. Sento rumori, sento rumori. Ah, ah, lo sapevo. Lo sapevo, maledetto. Lo sapevo, maledetto. No, 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 no. Dobbiamo uscire di qui. Dobbiamo uscire di qui. Non siamo abbastanza armati ed equipaggiati per fare questa cosa. Ok, ok, ok. E lo trovo, ripeto, è un posto labirintico. Quindi presumo che ci perderemo qua dentro. Buongiorno, salve. Torneremo un altro giorno. Nope, 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 nope. Ci dobbiamo armare meglio, decisamente. Voglio l'arco, voglio le frecce infuocate. Voglio tutta roba figa che ci aiuti a sopravvivere a queste escursioni terribili. C'è un modo per segnare sulla mappa un punto? No. Perché io non lo ritroverò mai, questo ingresso. Vabbè, dai, dopo le torri si va avanti. Ok, va bene, dai. Ci proveremo. Io ho il terrore... aspetta che vedo altri mirtilli. Ho il terrore di ribeccare quella bestione gigante. Cos'era? Un orco? Col muso blu e il culo grosso, che più grosso non si può. Ho visto atterrare una bestia, ma era Yugi. No, cos'era? Ah, un gabbiano. Mamma mia, che brutta la foresta nera. Ma io non so se voglio restare qua ancora a lungo. Mi sa che i cinghiali li andiamo a cercare da un'altra parte. Torniamo in quel posto pieno di sole senza tutta sta nebbia. Mamma mia. Pianta nuova, pianta nuova. Nuovo materiale, cardo. A me non piacciono i cardi però. Alla Gerta piaceranno. Vabbè, noi proveremo a coltivarli. Laghi, mi torni a casa in fretta per cortesia. Mi torni, sento gente che mi urla dietro. Sento gente che mi urla dietro. Tornami a casa in fretta per cortesia. Recupera un po' di stamina, grazie. C'è gente che mi sta inseguendo, c'è gente che mi sta inseguendo, io lo so appena mi giro, c'è gente che mi sta inseguendo. Ciao, ciao, lo sapevo, c'avevo proprio dietro le spalle, attaccato al culo. Ok, fatti fuori tutti, buongiorno, salve, sì, ne arriva un altro. E quanti, e quanti, e quanti, e quanti, e quanti. Aia, 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 quello mi sta lanciando roba, quello mi sta palesemente lanciando roba. No, parati, 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 mi attaccano da tutte le parti, mi attaccano da tutte le parti. Laghi, non morirci, laghi, non morirci. E ci siamo morti. Ma porca miseria, avevamo un sacco di roba. Ma porca puzzola. Ok, no, decisamente la foresta nera per ora non fa per noi. Siamo ancora troppo indietro. Devo riuscire a fabbricare un po' più di armi. Magari uno scudo, ecco, uno scudo non farebbe schifo. Anche un elmo, anche un elmo potrebbe essere cosa gradita. Buongiorno, laghi, ci andiamo a recuperare il cadaverino, per cortesia. E piove, grazie, grazie. Con la pioggia devo andare nella foresta nera a recuperarmi il cadavere. Molto gentili. Ah no, aspetta, 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 aspetta. Fammi prima mangiucchiare qualcosa. Ecco i funghetti. Quindi se io lo mangio, tutto bene? Hai le allucinazioni, laghi? No? Sembra tutto bene, ok. No, pensavo fossero tipo i funghetti che ci sono su Aberration. Ti fanno venire le allucinazioni, ti fanno soffocare. Dov'è che siamo morti noi? Ah, laggiù in fondo, la peppina però. Ah, in alto vedo che c'è scritto. Vabbè, a parte bagnato, grazie, sta piovendo.
benvenuti alla fiera dell'ovvio, nessuna perdita di abilità. Ma quindi c'è il rischio che se moriamo perdiamo anche qualche abilità? Sfiga. Cioè non basta morirci, no. Dobbiamo anche perdere delle abilità. Oh, cervo. Voglio farmi il cacchio di arco. Casetta. C'è un alveare. Maledetto alveare, porca miseria. Non l'avevo visto, non l'avevo sentito. Dannazione, ma noi riusciamo ad andarci a prendere il cadaverino così senza esserci costruite niente. Fammi costruire almeno una cerca, dai. E che tempaccio del menga, però. Ma io sento abbaiare? Quindi ci sono lupi? Cioè, cani più che lupi? O sono altre bestie? Ah no, sono i cervi che fanno quei versi strani. C'è uno di quei cattivoni che mi ha ucciso. No. Fammi... Ah, funghetto, pietra. Grazie, funghetto. Grazie. Ah, quanti funghetti. Ma perché tutti adesso dovete comparire? Mi sta ancora seguendo il tipo? No, forse no. C'ho il tempo di farmi un'ascia. Forse sì. Molto bene. Che tempaccio schifoso. Ci recuperiamo. Ah, lag. Va bene che il gioco è in accesso anticipato, però Clibio non mi sembra abbia questa richiesta grafica così eccessiva da laggare, eh. Allora, noi andiamo dal nostro cadaverino, ci recuperiamo quel che dobbiamo recuperarci e poi fuggiamo alla velocità della luce. C'è un cinghiale. Dannazione adesso il cinghiale. Quanti cinghiali, dannazione adesso i cinghiali. Ciao cinghiali, scusate, avrei bisogno della vostra carne. Scusate, non offendetevi. Dov'è l'altro cinghiale? Sono persa un cinghiale. È una di quelle frasi che non ti senti dire tutti i giorni, però vabbè. Ah, c'è uno lassù di cinghiale. Ciao cinghiale. Sì, immaginavo che laghi avesse freddo. Aia, c'è qualcun altro che mi attacca. C'è lei che mi attacca. Maledetto. Ma porca puzzola, ma davvero? Ma mi hai ucciso due volte, ma non ci posso credere. Sì, vabbè, ma io lo odio quello. Ma perché non ci muore? Ma è così forte quello. Cioè, ne abbiamo fatti... Ah, aspetta però. I nani grigi che noi abbiamo fatto fuori prima erano già stati indeboliti dagli scheletri. Quindi evidentemente loro sono più forti e noi non siamo in grado. Ah, che sfiga immane però. Quindi ora mi devo andare a recuperare non uno ma ben due cadaveri. Ottimo, di nuovo abbiamo freddo, siamo bagnati. Grazie, benvenuti di nuovo alla fiera dell'ovvio. Ma non abbiamo perso nessuna abilità, il che quantomeno un pochino mi consola. Allora, vediamo di non raccogliere veramente una mazza adesso. Voglio solo andare a recuperare il mio cadavere, vi prego. Fatemi recuperare il mio inventario, non ci voglio morire tre volte, dai. È anche vero che non c'è due senza tre, però per questa volta possiamo fare un'eccezione alla regola, grazie. No, vedo già gente lì, ma perché dai? Poi questo tempaccio... Ah no, tu sei uno di quei mostri cattoli normali, dovrei riuscire a farti fuori, ok. Ma porca pucciolina, speriamo che non mi abbia perso l'inventario precedente, che avevo raccolto anche quel funghetto magico bellino. Siamo senza protezioni, senza niente. Però nell'eventualità che ci moriamo di nuovo, quantomeno perdo niente. Di nuovo la cosa non mi consola abbastanzina. Andiamo piano piano perché voglio risparmiare stamina. Avremmo potuto mangiare qualcosa prima di partire, sì, infatti sì. Abbiamo la vita schifo adesso. Il mostriciattolo se ne sarà andato. No, è ancora lì. Li vedo, sono lì, dietro al cervo. Cervo, ma tu non ti spaventi con sti mostri? Scusami, cioè mi avvicino io, mi viene l'infarto. Si avvicinano loro e no. Aspetta, qui c'è un riparo. Qui c'è un riparo, posso ripararmi qua dentro? Sì, aspetta. Ah no, ma c'è un'uscita qua, c'è un ingresso. Quindi qua ci possono passare. Dannazione. Non mi sembra un gran riparo. Però aspetta, possiamo arrivargli alle spalle. No, mi arrivano loro alle spalle, ottimo. Ciao, ah no, tu sei di quelli normali, ok. Dammi la resina per cortesia, ok. Oh, dannation. Che ansia che mi mette sto tempo. Forse è meglio aspettare tipo domani.
per fare questa cosa, per andarci a recuperare il cadavere, però non so se mi sparisce l'inventario dopo un tot di tempo. E lampi, tuoni, fulmini e saette, mamma mia. Sembra l'apocalisse. Ok, siamo arrivati quasi vicino alla zona dove dovrebbe esserci il nostro cadaverino con la lapide. E spero che non ci sia quella bestia schifosa. Però con sta pioggia non è neanche facile da individuare. Vabbè che hai gli occhi luminescenti. Ah, là. Aspetta, vedo roba che si muove. Ah no, non c'è, ok, perfetto. C'è qualcos'altro? No, facciamo in fretta. La ghifa in fretta. Ci sono tutti e due cadaverini, dammi tutta la mia roba. Ok, mi ha recuperato tutto, via la velocità della luce. Laghi. Torniamocene a casa in fretta e furia. Andiamo via da questo luogo di perdizione. Stai seguendo qualcuno? No, molto bene. Fammi mangiare. Fammi anche vestire. Basta, voglio tornare a casa mia. Sta piovendo, c'ho freddo, sono triste, mi hanno ucciso due volte. Voglio farmi il cacchio di arco. Gabbiano, se ti potessi uccidere. No, anche lui è da uccidere per forza con... per forza con l'arco, perché appena ti avvicini vola via. Ovviamente, quantomeno a differenza degli Ictiornis non ti ruba le cose. Adesso smetti di piovere, adesso che sono arrivata a casa. Adesso che siamo arrivati a casa smetti di piovere. Guarda che bello, questo deve essere Yggdrasil, l'albero della vita. L'albero che tiene uniti tutti i mondi. Sì, però io avevo... scusa, ma nella trama non c'era scritto che Odino aveva distrutto i rami che tenevano il mondo di Valheim attaccato all'albero della vita? Allora forse non è l'albero, non è Yggdrasil. Ah, non lo so, qualsiasi cosa sia è fighissima ed è gigantesca. Il cielo è stupendo. Nonostante i nuvoloni di fantozzi che ci sono qua sopra, il cielo è veramente stupendo. Quello deve essere tipo la Via Lattea. Va bene, è notte, direi che possiamo far andare a dormire la povera Laghi. Poi andiamo a caccia di cinghiali nella zona più tranquilla. Sì, lo so che sono bagnato, quindi non posso andare a dormire. Ma porca puzza, fammi mettere vicino al fuoco. Ok, siamo asciugati. Sì, perfetto. Posso andare a dormire, grazie.